salve. Siamo pronti per cominciare questa puntata di Pausa Posta. Sono attenti, petto in fuori, spalle larghe, mento volitivo e la fronte più corrucciata, il linguaggio deve essere scandito, preciso, attenti, bravo il colonnello Albertazzi, attenti, bravo. Scusi colonnello, però fare una puntata con lei è una fatica. Avanti, marcia, cominciamo. Ciao, mi chiamo Gaia, stop, vivo a Settimo Torinese in provincia di Torino, stop, hot. Scusi, colonna, così è un telegramma? Questa lettera arriva da Gaia che stop a 8 anni. Non si ride nel reggimento! Attenti, bravo il colonnello Albertazzi! I colonnelli di cartone. Allora, trombettista, io ho capito che col tampone questa tromba però una volta soltanto appuntata. Gaia a 8 anni, i suoi cartoni preferiti sono Barba Papà, stop! Martin Mister, vabbè, stop! Atomic colonnello. Betty, stop! Team Gaia. Se così finiamo dopo domani. Attenti, brava Geo, sei super super bellissima. Miki, prova ad assaggiare i tramezzini, sono molto più leggeri e molto più buoni. Stop. Geo, quanti anni hai? Cadetto Geo, risponda, quanti anni ha? Quelli che vuole lei. Quelli che voglio io, va bene. Miki, quanti anni hai? Non si fanno queste domande ai cadetti del reggimento. Attenti, bravo del colonnello Albertazzi. E la nostra Gaia chiede di salutarle. Pinuzzo, stop. Pinuzza, stop. Sì, vabbè. Ciao, stop. Sabrina con H, stop. Colonnello, posso dire una cosa? Mi dica. Mi mette l'ansia. Non si preoccupi, perché l'ansia è una caratteristica fondamentale di noi ex colonnelli in pensione. Attenti, bravo il colonnello Albertazzi. Ma quindi, scusi, lei è già in pensione? Sì. Ma quanto è mia? Parecchio. Che nell'esercito si invecchia molto velocemente. Sì, poi tra l'altro l'altra volta aveva un paio di occhiali, ma non ce l'ha più gli occhiali. Gli occhiali sono... non ci sono più. Stop. Stop con gli occhiali. Geo, ti do un consiglio. Quando Sabrina con l'H ti rinchiude dentro lo sgabuzzino, prima che ti chiude, stop, dentro lo sgabuzzino, svegliati presto, togliti la maglia. Dopo che l'hai tolta, prendi la chiave e buttala dentro. Togli la svelta. Dopo che l'hai chiesto, buttala dentro. Buttala tra i bidoni dell'immondizia e almeno non ti richiude dentro lo sgabuzzino. Stop. Non capivo perché doveva togliersi la maglia dal reggimento. Anche quando fa sotto zero, i cadetti vanno a petto nudo. Ecco qui. Attenti, bravo colonnello Albertazzi. Senta, colonnello, io a proposito di questa cosa di Sabrina, volevo chiedere a lei un aiuto, perché c'è questa pazza che mi rinchiude ogni volta nel bagno. Lei che è colonnello, allora, voglio dire, avrà dei metodi? Certo che ho io la soluzione. Allora, quando arriva Sabrina con l'H, lei fa attenti, brava, lei si mette sulle attenti e lei spinge con grand force verso lo sgabuzzino. Attenti, bravo, arrivo io, chiudo. So perché, ma ho paura che non funzioni. Così ho questa. È la tecnica della falange macedone con l'accerchiamento bis. Comunque, ecco qua il disegno che ci fa il soldato Gaia, ivi rappresentato Geo e Mick, due cadetti. Bene, grazie, grazie Gaia. Un bacio e grazie mille per la lettera e per i disegni. Andiamo avanti, ciao, sono Fabio. Il 17 dicembre compio 5 anni e ogni tanto vi guardo in TV. Grazie Fabio e soprattutto auguri. Allora, quando ci sono da fare degli auguri, di solito qui a Pausa Posta, dica, noi colonnello facciamo una piccola... Una marcia, facciamo una marcia di 25 chilometri. No. Facciamo una marcia di 50 chilometri. No. Facciamo, non facciamo marcia. Facciamo un balletto. Come un balletto? Una parata, correggimento, tutti i carri armati. Deve imparare a fare una piccola coreografia. Ma il colonnello Albertazzi non può ballare. Attenti, bravo, su, dai. No, lei duri. Adesso balla con me perché io sono la conduttrice e decido. Andiamo con la nostra coreografia, per cortesia, Forza. Un po' più sciolto, eh? E dai, ci metta un po' più di... Un po' di energia. Guardi. Può ballare così, veramente. Lei deve essere un po' più sciolto, sentire il ritmo, farsi coinvolgere dalla musica. Un pezzo. Avanti, avanti, Marsley, la prossima letterina. Ho fatto un disegno per voi. È un razzo nello spazio, si vede anche la luna. Da dove arriva questa? Da che latitudine e longitudine arriva questa letterina? Chi è che la scrive? Fabio Damiano. Non l'avevo sentito. Attenti, bravo, colonnello Albertazzi, un po' duro d'orecchiazzi. Si vede anche la luna, qualche stella e altri pianeti. Allora, facciamo vedere il suo disegno. Pensi che ha solamente 5 anni. Guardi, ha fatto il razzo che parte, credo così, ecco, con la luna, che è questa grigia, vede? Con tutte le stelline. Io a 5 anni già ero andato sulla luna, colonnello Albertazzi, già stava sullo shuttle. Quindi, insomma, 5 anni sono più che sufficienti per un cadet che guarda Rai Gulp. Appunto, appunto, un bacio, 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 Fabio, grande, grande. Cari Miki e Geo, stop, sono Alice, stop, ho 7 anni e scrivo da mestre.
Ecco, attenzione! Questo è per richiamarla all'ordine perché dobbiamo salutare. In provincia di Venezia, i cartoni preferiti di Alice sono Barbapapà, l'ultimo dei Moicani. Alice frequenta la seconda classe, stop. Miki, non mangiare troppi panini, altrimenti diventerai grasso. Geo, sei bellissima. Ecco qui i vi rappresentati, Miki e Geo. Oh, che carina. Sono praticamente uguali, l'unica cosa che cambia appunto dal cadetto Geo e cadetto Miki sono queste ciocche bionde. Lei sì. Conferma, cadetto Geo? Confermo. Attenti, bravo, anche questa puntata è finita. Mentre aspettate la prossima puntata di Posto a Posto, fate 500 flessioni, 700 giri dell'isolato e una marcia di 15 km cantando. Attenti.